Professor Fazzi, le proiezioni dicono che ci sarà una discesa dei casi Covid e noi ce l'auguriamo, ma in autunno cosa succederà? Allora, c'è questo trend attualmente in discesa, meno male, e speriamo che questo trend ci accompagnerà appunto ancora per molto tempo, però io temo che nel prossimo autunno ci sarà, chiamiamola ondata, comunque un rialzo, perché non dobbiamo mai dimenticare che questo virus è un virus cosiddetto da raffreddamento, quindi riesce a trovare le migliori condizioni con il freddo e poi ovviamente in autunno si vive di più al chiuso, riaprono le scuole, i mezzi pubblici si intasano di soggetti che ovviamente ne usufruiscono, quindi ci sono tutte le possibilità che questa virosi possa purtroppo riprendere fiato. Però io quello che voglio dire è che noi non possiamo fidarci molto, l'abbiamo un po' conosciuto, diciamo, possiamo fidarci appunto di questo virus e quindi tutto sommato non possiamo fidarci nemmeno del comportamento, diciamo, dell'essere umano. Quindi sarà ancora problematico affrontare, secondo me, un autunno, un'invernata ancora con questo virus, anche se abbiamo visto che è un virus che si è abbastanza devirulentato, però continua a fare danno soprattutto fra i soggetti fragili o comunque fra i vecchi con delle comorbidità, quindi non è nemmeno giusto, diciamo, per loro abbassare la guardia. Ci sarà questo vaccino o no? Allora, il vaccino è un vaccino Moderna, è un vaccino che è stato ridisegnato su Omicron e pare che in autunno venga valutato dalla Food and Drug Administration, FDA, americana. Poi ovviamente dovrà essere valutato dall'EMA, e dall'AIFA e tutto il resto. Io penso che arriverà, però magari non arriverà a settembre, ma forse arriverà a dicembre. Speriamo comunque. Deve comunque questo vaccino essere riaggiornato, perché quello attualmente a disposizione, pur funzionando, però ovviamente con le nuove varianti ha perso d'efficacia. Questo è un qualcosa che bisogna dirlo. Certamente però ogni volta che noi ci andiamo a vaccinare, anche in maniera specifica, con un vaccino non specifico nei confronti del virus X, Y o Z, noi andiamo comunque a rinforzare il nostro sistema immune. Quindi l'invito è ai fragili o chi è ultra sessantenne, ultra settantenne, comunque di magari andare proprio a vaccinarsi in questo periodo, tra virgolette, più calmo, perché forse appunto questo vaccino non arriverà in tempi brevissimi. Ecco. Variante indiana? Allora, sembra che sia stata isolata in Nord Italia, così mi sembra di aver letto, però pare che non stia diffondendosi in maniera rapidissima. Questo è un buon segnale, anche se dovrebbe avere invece tutte le capacità, le caratteristiche del virus che è diventato più trasmissibile e quindi si è evoluto secondo appunto una logica molto naturale, e nel contempo un virus che ha perso un po' di patogenicità.